Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, come sapete, mi sono trasferita da poco in Olanda e ho pensato che potesse essere carino farvi vedere le cosine che acquisto al supermercato. Come sapete, io ho già vissuto qui in passato per 5 anni in Olanda e quindi so più o meno cosa, cioè alcune cosine diciamo che le conosco molto bene, quindi vado sul sicuro. Invece per altri prodotti non ho la più pallida idea e sto andando a tentativi. Così come alcune cose sono molto simili a quelle che abbiamo noi nei supermercati in Italia o uguali in alcuni casi, mentre alcuni prodotti sono completamente diversi rispetto ai nostri, da quelli che abbiamo noi, e probabilmente vi faranno molto molto ridere. Quindi però prima di lasciarvi al video voglio solo fare una piccola premessa, perché quando si parla di alimentazione insomma è sempre un tema molto delicato. Volevo solo dirvi che questa è la mia spesa, cioè questa è un po' neanche la mia alimentazione, perché ovviamente faccio 2-3 spese al mese e quindi poi può essere che delle cosine che ho acquistato adesso non acquisterò la prossima volta o viceversa, però diciamo che questa è la mia spesa, non voglio insegnare niente a nessuno, è solo un modo per farvi entrare di più nella mia quotidianità, nella mia vita di tutti i giorni. Lo sapete, per me è importante che vi sentiate a casa, nella mia casa, che vi sentiate bene, che vi sentiate come le mie sorelle minori o maggiori, insomma, o i miei fratelli minori, i miei fratelli maggiori, quindi mi piace molto questo rapporto che abbiamo e voglio condividere anche la mia spesa qui in Olanda, appunto perché dalle differenze in Italia secondo me può essere molto molto interessante. So però che ci sono anche schifezze, ovviamente, tra quelle che ho ordinato, non lo nascondo, ok? Non sono qui per dirvi qual è l'alimentazione migliore e non sono qui per insegnarvi qual è l'alimentazione corretta che voi dovete avere, perché poi dipende da persona a persona, ma è semplicemente la spesa che ho fatto io adesso, ieri, oggi, in Olanda. Quindi vi lascio il video, bacio! È arrivata la spesa e arriva sempre in queste cassette azzurre con praticamente il brand del supermercato, e queste invece sono le buste che portano sempre separate. Qui ci sono le cose che vanno in frigo e qui invece vedo i gelati, quindi sì, ci sono invece le cosine che vanno in freezer. Queste cassette azzurre vanno poi restituite, cioè si pagano, e una volta che le restituisci praticamente appunto ti rimborsano, quindi teoricamente si appunto le restituisco ogni volta. E stessa cosa, adesso non penso di avere bottiglie, o forse sì qualcuna, però anche per le bottiglie la stessa identica cosa: quando vengono a ritirare, cioè quando vengono a portarmi una nuova spesa, ritirano le bottiglie e mi restituiscono 25 centesimi a bottiglia. Qui in Olanda è così. Comunque adesso andiamo a vedere bene tutto quanto nel dettaglio. Le prime cosine che ho preso, guardiamo subito i surgelati così posso metterli in freezer, e le prime cosine sono decisamente tutte golosità. Ho preso questi gelati Magnum, che qui si dice Magnum, mi fa troppo ridere come lo pronunciano, questi li ho presi per i miei amici che sono vegani quando vengono a trovarmi, e poi ho preso per me ed eventuali ospiti i Magnum. Ho preso questi barattoli, uno è white chocolate e cookies, e poi ho voluto provare anche salted caramel, e questi sono fantastici perché sono ricoperti di cioccolato, c'è uno strato bello spesso di cioccolato e adoro, sono buonissimi. Poi queste sono le cosine invece che vanno in frigorifero. Ho voluto provare questa pizza margherita che è appunto fresca, sicuramente non sarà come le pizze che abbiamo noi ragazzi, però per una cosa veloce e rapida, uno snack così, va bene. Benissimo. Poi ho preso le patate americane, quelle dolci, queste sono già lavate e sbucciate, tagliate. Poi a me gli spinaci non piacciono, ma prendo, come sapete, lo spinacino per farci gli smoothie, i frullati, e vi posso garantire che se ne mettete un po' in un frullato alla frutta con il latte, il sapore degli spinaci non si sente, però insomma è molto sano e anche molto buono. E poi ho preso il salmone affumicato, questo è norvegese, prendo sempre quello norvegese, non saprei spiegare il perché, ma quello scottese non mi piace tanto quanto quello norvegese. Quindi queste
cosine qua. E poi per quanto riguarda invece il salato che va nel frigorifero, ho preso due hamburger di pollo che preferisco decisamente rispetto agli hamburger quelli insomma classici. Prendo sempre o hamburger di pollo o hamburger di tacchino. Poi ho preso le tagliatelle all'uovo, ragazzi, che qui pronunciano taggiatelli, mi fa morire la pronuncia che hanno qua, ho cercato di spiegare ma è difficile. Comunque ho preso queste tagliatelle all'uovo, è una pasta fresca, quindi va appunto in frigorifero. Non prendo spessissimo la pasta fresca, ma sono molto curiosa di provare le tagliatelle all'uovo fresche olandesi. E poi ho preso queste che sono tipo le nostre sottilette, ma sono più arancioniole come colorazione, come potete vedere. Le nostre sono un pochino più bianche e questo è però un formaggio molto simile, solo che appunto essendo a base di cheddar tendono ad essere un pochino più arancioniole. Sono un po' più simili secondo me a quelle del McDonald's, se devo essere onesta, e appunto sono delle sottilette di formaggio per gli hamburger, per i toast eccetera. Invece per quanto riguarda la frutta, ho preso una fetta di anguria, perché ci credete ragazzi, quest'anno non ho mangiato anguria e quindi assolutamente prima che fosse finita la stagione volevo prendere una fetta di anguria. Eccola qua. Poi ho preso questa confezione di frutti di bosco. Ci sono fragole, more, che qui sono giganti, e mirtilli. E questi sono fantastici per una colazione veloce con dello yogurt, muesli, un po' di miele. Lo sapete, quali colazioni adoro, e questi insomma sono molto pratici. Poi ho preso questa confezione di prugne olandesi, non mi sembrano ancora completamente mature quindi forse devo tenerle fuori dal frigorifero. Poi ho preso i mirtilli, che qui chiamano bacche blu, blaue bessen, i mirtilli. E poi immancabile, una confezione da un litro di spremuta d'arancia fresca, come sapete, ma so che anche alcuni supermercati in Italia lo fanno. Qui c'è una specie di marchingegno, una specie di macchinetta che al supermercato ti fa automaticamente la spremuta al momento, e quindi sì, questa è la frutta che ho preso. Per quanto riguarda invece, diciamo, yogurt e snack dolci da frigorifero, ho preso queste cosine, e c'è lo yogurt greco immancabile. Come sapete, io adoro le colazioni a base di yogurt greco, i frullati a base di yogurt greco, buonissimo. E questo, e prendo sempre quello 0% di grassi, che è comunque strabuono, garantito. Poi ho preso, beh, questi sono appunto un po' più una goloseria, mi ricordano tantissimo quando ero piccola, e sono i Danito, però qui appunto si chiamano in modo leggermente diverso. Vedete che il marchio Danone è sempre lo stesso, che dovrebbe essere italiano, giusto, se non sbaglio, ma qui li chiamano Danuncie, una cosa del genere, la mia pronuncia olandese. E mi sembra siano anche un pochino più grandi, ma forse mi sbaglio. E poi ho preso un'altra cosa che sicuramente conoscete benissimo, e sono le Kinder fetta al latte, che qui invece si chiamano in modo completamente diverso, però sono le stesse e sono buonissime. E per quanto riguarda la frutta, ho visto che avevo preso anche due avocado, che fortunatamente, questo non proprio, ma questo mi sembra anche bello maturo, quindi potrei fare subito un avocado toast. Sapete che ultimamente sto facendo un sacco di avocado toast, mi piace tantissimo il consiglio che mi avete dato di mangiarlo anche con il salmone, buonissimo, se non l'avete mai provato fatelo, ricetta semplicissima e buonissima. Poi ho preso le marche che si trovano da noi, qui non ci sono, quindi di tortellini ho preso questi, sono tortellini ai formaggi. E poi ho preso la pasta, io adoro la pasta, quella lunga tipo gli spaghetti, se potessi mangerei sempre spaghetti, linguine, bavette, bucatini, e quindi non avevo più le linguine e ho preso queste. Sono fortunata perché qui si trova sia la Barilla
che la De Cecco e altre marche che troviamo anche da noi. L'unica pecca è che qui la scelta è parecchio ridotta, quindi i marchi ci sono, ma le tipologie di pasta sono veramente poche, però sono riuscita a trovare questi. Poi ho preso, questi sono un esperimento, non li avevo mai presi, e sono dei piatti pronti a base di wok con salsa teriyaki, sono praticamente degli spaghetti giapponesi o cinesi conditi con salsa teriyaki. E poi qui c'è questa busta, perché in questa busta di carta consegnano sempre i prodotti da forno. In questo caso ho preso questi 4 panini da hamburger, appunto mi sono arrivati nella busta che dice fresco dal forno praticamente, e c'è anche il mulino disegnato, carino. Poi come snack salati ho preso, queste sono patatine, ho voluto prendere i Doritos al sapore nacho cheese, questi sono molto conosciuti in America e ho visto che li abbiamo anche qui, quindi non so se in Italia ci sono oppure no, ma ero molto curiosa di provarli, anche perché non mangio tantissime patatine, però i nachos a volte li preparo. E poi ho preso queste che sembrano patatine fritte, ma in realtà sono fatte al forno, quindi diciamo che quando ho voglia di uno snack, ma magari non voglio sgarrare troppo, mangio piuttosto queste che non sono appunto fritte. Per quanto riguarda gli snack dolci, ho preso alcune cosine anche in vista di ospiti che stanno arrivando. Ho voluto provare queste merendine con cioccolato e caramello, non le avevo mai assaggiate, ma mi piace molto la marmellata di questo brand, che non mi azzarderò a pronunciare visto che è in francese, però appunto ho voluto provare. Non sapevo che questo brand facesse anche merendine, non solo marmellate, quindi sarà interessante provarle. Poi ho preso la Chocopasta White, ho finito la Nutella, mi hanno finito la Nutella e volevo riprendere la Nutella, ma poi ho visto questa che è tutta bianca, quindi solo cioccolato bianco, e ho voluto provare questa. E poi mi sono molto stupita nel trovare la crema spalmabile della Milka, ragazzi. Io non so, in Italia mi sembra che non ci sia. Penso di averla vista la prima volta qui e quindi sarà molto interessante vedere com'è, anche se non penso che potrà mai battere la crema al pan di stelle che abbiamo in Italia, che è la fine del mondo. Poi, super golosità, ho preso una tavoletta di cioccolato bianco con Smarties e marshmallow. E poi questi sono molto buoni per come merenda oppure da portare in viaggio, sono molto pratici perché hanno le buste appunto singole, e sono dei semplicissimi waffle, dei semplicissimi biscotti anche a colazione, sono magnifici con la frutta, con le fragole, sono molto molto buoni. E qui si mangiano molto, devo dire, i waffle, è una cosa molto molto comune qui, li fanno anche per strada al momento, e sì, assaggiateli. Altri snack dolci che ho preso, naturalmente per gli ospiti ma anche per me, ho preso le Mentos Choco e Caramel, queste sono Mentos, ma non hanno non hanno per niente il sapore di Mentos, sono fatte di caramello con il ripieno al cioccolato bianco, ragazzi, sono la fine del mondo, veramente, provateli. E poi ho preso della Hero, non so come si pronuncia questo brand, ma anche questo è un brand che conosco dalle marmellate, ma ho voluto provare queste barrette con latte, cereali e cioccolato come merenda o colazione. Poi ho preso i popcorn dolci al caramello e un'altra tavoletta di cioccolato bianco, questa però è semplice con all'interno, non so se ci sono i cereali o è fatta tipo bubbles. E poi altre due cosine dal reparto igiene, ma mi sembrava carino farvi vedere. Robain, qui è il marchio che da noi sarebbe Coccolino, e c'è lo stesso identico orsetto, però appunto si chiama così, e questi sono i questo è l'ammorbidente per l'asciugatrice. E poi queste sono invece semplicemente salviettine igienizzanti
per la casa. E poi invece per quanto riguarda le bibite, volevo farvi vedere per ultime, ma ho visto che tra queste, tra le bottiglie, è sfuggito anche una confezione di brodo di pollo, sono i dadi di brodo della Knorr. E poi appunto passiamo ai drink, ho preso il tè alla pesca Lipton, stesso marchio che c'è anche da noi, e grazie al cielo questo non è frizzante, perché qui ragazzi la maggior parte dei tè alla pesca e al limone sono frizzanti e faccio fatica a trovarne uno non frizzante, ma questo è, grazie al cielo, è non gasato. Poi immancabile, e ho preso diverse confezioni di entrambe le cosine. Poi ho preso immancabile il Chocomel, che è un cacao da bere, un po' come il nostro Nesquik, ce ne sono diverse di tipologie, io prendo sempre quello zero zuccheri. E poi queste sono due acque aromatizzate. Ah, adesso vedo però che questa è gasata e questa è liscia, non l'avevo mai provata gasata, quindi vedremo. Sono acque aromatizzate, questa è al pompelmo e questa invece è aromatizzata al lampone e alla mela verde, non hanno calorie e appunto sono semplicemente aromatizzate con la frutta, quindi hanno ingredienti 100% origine naturale. E questo è quanto per la spesa di oggi. Ok, mio family, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, volevo quasi fare un What's in my fridge, ma poi alla fine mi sono decisa per fare appunto un video sulla mia spesa, quindi aspetto i vostri commenti, fatemi sapere, tra l'altro volevo chiedervi se ci sono video qui dall'Olanda che vorreste vedere, qualcosina in particolare, se avete richieste... Fatemele sapere assolutamente nei commenti, perché sto pensando, ho già diverse idee, ma sto pensando a quali video fare appunto da qui che possono interessarvi, quindi fatemi sapere. Mi raccomando, mettete anche like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanella altrimenti mi perderete nell'infinito di YouTube, ok? Quindi bacio grandissimo, abbraccio forte 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 fortissimo e noi ci vediamo domani sempre puntualissimi alle 17:30, mi raccomando! Ciao!